Un team del Dipartimento inviato dall'unità di crisi del Dipartimento della Protezione Civile si è recato subito in Antiochia e ha potuto raccordarsi con le autorità locali per capire anche meglio quali fossero i bisogni della popolazione. E contestualmente è stato attivato anche il polo logistico sito ad Avezzano per la preparazione di risorse di pronto impiego da inviare congiuntamente al team del Dipartimento e alle squadre user dei Vigili del Fuoco e sanitari dell'area 118 di Lazio e Toscana. Siamo del comando di Siena, siamo stati attivati il giorno 6 febbraio in quanto eravamo di servizio e siamo stati imbarcati su un C-130 dell'aeronautica e in circa 12 ore siamo arrivati qui ad Antiochia e abbiamo subito iniziato ad operare su questo sito per la ricerca di eventuali sopravvissuti. Abbiamo un protocollo di attivazione congiunto con i Vigili del Fuoco. Alla loro attivazione per il terremoto qui in Turchia siamo stati attivati di conseguenza anche noi come squadra sanitaria. Noi siamo stati addestrati e abbiamo fatto corsi con loro per poter lavorare e fare l'attività di ricerca e soccorso in materia profonda. Ci occupiamo della gestione del paziente qualora trovassimo il paziente vivi sotto le macerie, quindi il primo trattamento sia durante le fasi di pre-estricazione, estricazione e nell'immediato post-estricazione, prima di consegnarlo ai servizi sanitari locali. In più siamo a tutela sanitaria del team stesso. Contestualmente, una volta strutturata la base operativa, è partito la collaborazione con gli altri moduli operativi internazionali. Questo ha consentito la realizzazione di un punto, un centro di coordinamento dei moduli USAR internazionali, qui questo è il campo, che vede la partecipazione, oltre che degli italiani, anche di altri moduli operativi presenti. È una settimana che il team dipartimentale è in questo luogo e continuerà molto probabilmente anche nel futuro, considerando il prossimo arrivo in Turchia di una nave della Marina Militare che porterà un ospedale da campo. La stessa nave sarà anche carica di beni di prima necessità che sempre attraverso la Protezione Civile Europea sono stati richiesti e il nostro Paese ha messo a disposizione.